Mister, commentando il primo tempo avevo detto la Nocerina vince, convince, diverte e si diverte. Commentando il secondo tempo, fatico a trovare le parole per commentare il secondo tempo. Ci vuole provare un attimo lei? Fatico a capire anche io, perché c'è stata un'involuzione troppo drastica. Nel primo tempo non abbiamo concesso niente ai nostri avversari, abbiamo avuto almeno oltre 2 gol, almeno altre 2 lunghissime parate gol, la parata su Mazzei e Ciccarella pure sul portiere, sul inseguimento dall'opposto. Secondo me c'erano molti più spazi da attaccare, abbiamo smesso all'improvviso di giocare. Cioè, i primi 7-8 minuti stavamo facendo circolare la palla. Al gol preso c'è stato veramente un peccato, visto se staccare la spina tutta la commissione, non siamo stati più presenti in campo. Buonasera mister, Gennaro Caso, Salerno Sport 24. Le volevo chiedere se nel secondo tempo è stato solo l'infortunio di Crasta a farla cambiare, tra virgolette, modulo con i 5 difensori e se soprattutto da dove si deve ripartire e quali sono i giocatori che in questo momento possono dare una mano alla Nocerina, visto che anche oggi Garofalo per 90 minuti in panchina, un giocatore come Liurni molto attaccato alla piazza, di nuovo in tribuna. Ragazzi, sbagliamo se facciamo nomi. Io lo sto dicendo all'inizio del campionato, per fare nomi si sbaglia, quello che vale è fare nomi. Mi avresti fatto le stesse domande del primo tempo? Sì, probabilmente sì, sto su Perché sposti di felicità da solo? Non una squadra che gioca vincendo a zero, non si finisce in prima volta e crea due occasioni Qual è la motivazione di Tribuna di tenerlo fuori? Un ragazzo che da tutto per la maglia l'ha dimostrato quando da giocava. zero. Questo. Stai dicendo che lui da tutto la maglia stai sottintendendo che qualcuno non da tutto la maglia. Qualcuno è stato troppo ansioso, visto che lei si è arrabbiato molto, per esempio, sul tacco di Paravicini che poi l'ha costretta, tra virgolette, al cambio, l'ha motivata al cambio. Quindi avresti C'è qualcuno che magari non sente la maglia come altri, in questo mandato Nicola a momento. sinistra, almeno veramente non voglio fare con lui. Quindi avresti No, mandato sì. Nicola a sinistra e portato Lorenzo. No, assolutamente, solo un discorso di vita, qual è la sua vita. Sono scelta tecnica oppure ci sono anche altre condizioni fisiche, eccetera. Siamo tanti e io voglio sparire il campionato. Se vogliamo fare questo discorso, lo possiamo fare ogni settimana. Perché ogni settimana qualcuno non sa, sono curati, qualcuno non è in tribuna. Ma lo puoi fare anche da cavallo. Cioè, qua non sono curati. Sì, Cioè, siamo sono scelta tecnica o siamo tutti anche. Perché immaginavo sinceramente un altro tipo di partita, non immaginavo ci fossero tutti questi spazi da attaccare in comunità, immaginavo una squadra un po' più chiusa, probabilmente di non finire il primo tempo con doppio vantaggio, con gli spazi molto aperti, avevo pensato che gli spazi aperti probabilmente per Saia sarebbe stata un'arma a nostro favore e non è stato così. Invece per quanto riguarda gli under, continueranno a essere solo Gadareta e Casta come 5 oppure ci sarà la convocazione di qualche altro da portare tutto fuori in panchina? Insomma, abbiamo visto che quando si cambia il diciamo, under di difesa c'è stata un'imposizione negativa. Sì, se si porta un altro 2005 in panchina, se non altro avremo tribuna e si fa un'altra domanda perché è andato con il tribuna. Cioè, capite che è una coperta, non so se c'è una coperta questa, una coperta lunga e qualche parte ci vuole dal letto, ma io farei un discorso di squadra, non un discorso di singoli. Cioè, la stessa squadra che nel primo tempo ha fatto un'ottima prestazione non può fare quel tipo di secondo tempo, ma non faccio discorsi di singoli perché sono una cosa generale. Cioè, veramente se disconnessa tutti gli 11. Se non rispondessi, non mi farei un discorso di singoli giorni. Mister, mi ricollego un attimo alla domanda del collega, poi lascio agli altri. Non parliamo di uomini, non parliamo di ruoli, però se il 2005 è in difesa e la Nocerina ha preso El Hanawy e Salgado, credo, non so, sono stati esclusi perché non stanno bene, perché oggettivamente se lei vuole portare un 2005, mi pare da esterno più logico portare El Hanawy anziché Gadaleta, vista l'abbondanza di over che c'è in attacco, premesso che stiano bene. El Hanawy e Salgado sono dei buoni giocatori, degli ottimi giocatori che sono del 2005,
perché non parlano la lingua. Cioè capirete anche la difficoltà di comunicazione tra compagni, cioè sono tante le situazioni e gli aspetti che vanno analizzati e che noi staff, io in particolare, analizzo. A volte ci si prende, a volte non ci si prende, però il calcio non è così semplice come lo vogliamo far passare, perché poi magari devi cambiare la situazione tattica in campo e come glielo spieghi? Quello che è successo oggi, che si è dovuto cambiare, passare dal 3-5-2 con Laudato in cui la squadra girava bene al 3-4-3 per far entrare Cadaleta e togliere, fare un solo cambio, perché abbiamo tutti apprezzato il fatto che per la prima volta si è dovuto fare un solo cambio per sostituire il 2005, però la squadra si è scollacciata perché col 3-4-3 si è capito che ad oggi la Nocerina non lo regge questo sistema di gioco. Sì. Dall'alto, questa è la sensazione dall'alto. È una analisi condivisibile che secondo me è giusta e l'abbiamo fatta anche in conferenza stampa di presentazione della gara. Avevamo detto che eravamo molto più coperti, molto più legati tra di noi col 3-5-2. Questo è un aspetto che va evidenziato e chiaramente a cui dovremmo correre. Mister, buonasera. Collegandomi a quello che lei prima ha detto, cioè che lei ancora ora fa fatica a dare una spiegazione del cambiamento della Nocerina nel secondo tempo, questo ha potuto incidere sulla prestazione della squadra nel secondo tempo? Cioè, essere rimasto così sorpreso della prestazione nel secondo tempo, lei non è riuscito a dare una svolta, a scrollare i ragazzi in maniera positiva? Sarà a me capire in questi giorni e mettere mano un po' di rimedio a una situazione che è davvero difficile da spiegare ad oggi, perché chiaramente siamo ancora a caldo, non abbiamo fatto le funzionali, non avrò modo di vedere la partita e di capire, però è chiaramente sono di risultato. Mister, in parte ha già risposto, però volevo tornare su questo ultimo punto. Al netto della sostituzione obbligata, che quindi ha portato poi al cambio di modulo, lei rifarebbe le scelte che ha fatto nel secondo tempo? Perché la sensazione che si è avuta da fuori è che la squadra abbia arretrato troppo il baricentro, di fatto portando gli avversari costantemente nella propria area, e quindi volevo capire se secondo lei qualche sostituzione, oltre diciamo all'aspetto psicologico di una squadra che magari si è un po' scollata, si è un po', come dire, come ha detto lei, ha spento la luce, se i cambi, ecco, secondo lei hanno, come dire, favorito l'abbassamento del baricentro e quindi il fatto che l'Ardea fosse costantemente nella vostra area. In realtà i cambi del secondo tempo, almeno i primi cambi, sono solo loro due punti, con caratteristiche un po' diverse, nel senso che Michele e Fessalano un po' qualche caratteristica diversa, però in un'idea di quello che è il momento della gara, probabilmente sarebbe stato più utile far salta, perché c'erano tanti spazi ad attaccare le spalle dei nostri avversari che si erano spinti in avanti. Io però ripeto, analisi mia veramente, può essere invisibile o meno, io ne faccio un discorso di squadra, di totalità di squadra, di totalità degli 11, e gli 11 erano quelli che sono andati in mezzo al campo, che erano in mezzo al campo, sostituzioni e non sostituzioni. Abbiamo veramente reso meno, molto meno delle aspettative, il primo tempo c'era un grossissimo entusiasmo e se ci dobbiamo prendere, l'entusiasmo, dobbiamo essere pronti a prenderci le critiche anche feroci, passate in termine, perché dopo una prestazione nel secondo tempo, come quello che abbiamo fatto, la cosa più normale del